Uno sticker su WhatsApp con la mia faccia ce l'ho. È esattamente il momento in cui faccio... Frank Matano, parlando dei nostri cani, mi ha detto che vorrebbe avere la testa del mio cane e 100 milioni di debiti. Tempo medio di utilizzo del mio telefono? Stiamo scherzando, media giornaliera 4 ore e 26 minuti. Come fa a essere così tanto? Secondo me me l'hanno hackerato. Ciao, sono Edoardo Ferrario, sono un comico e è già tardi per pentirmi di aver accettato di fare questa intervista. L'immagine di sfondo del mio cellulare è sul traghetto in Grecia fra due isole. La vera domanda è ricordarsi quali isole fossero, però sicuramente era un momento di vacanza, ero molto contento. Un selfie che ho fatto ma non pubblicato. Eccolo qua, in compagnia di un grande protagonista del Novecento che è la regina Elisabetta. È un cartonato che ho in ufficio, lo tengo sempre con me perché mi ispira molto. Mi venne regalato una sera da un gruppo di ragazzi a San Lorenzo, a Roma, quindi ho dovuto prendere un taxi con sto cartonato della regina Elisabetta per ritornare a casa. L'ultima foto che ho scattato, questa è la sala attrezzi dell'albergo in cui sto dormendo a Milano. Intanto gli ho fatto la foto... Poi forse ci vado, vediamo. Scavallati 35 diventa una necessità. Prima diciamo una roba che se ti va in palestra, fai il figo, eccetera. Adesso invece mi sento proprio che sia una cosa che devo fare. La canzone che ascolto di più su Spotify, adesso stavo sentendo la colonna sonora di Succession di Nicholas Britell. Non riascolto mai il mio podcast per un semplice motivo: abbiamo montato talmente tante ore di materiale che ho riascoltato tutte le puntate una volta che le avevamo fatte. Cashmere è finito perché abbiamo voluto seguire pedissequamente la regola di Boris: non andare mai oltre la terza stagione. Però poi Boris ha fatto una quarta stagione. Dateci tempo, torneremo. Ultimo post salvato su Instagram. Non so perché, penso di averlo fatto per sbaglio. Punk bands form in the 70s, 80s and 90s. È la musica che ascoltavo da ragazzino, che ho ricominciato ad ascoltare. Ho un rapporto abbastanza conflittuale con i social. La maggior parte dell'uso che ne faccio, vado su TikTok e vedo solo reel dei guru del mindset, che sono la cosa che davvero mi motiva ogni giorno. Tempo medio di utilizzo del mio telefono? Stiamo scherzando, media giornaliera 4 ore e 26 minuti. Come fa a essere così tanto? Secondo me me l'hanno hackerato. Sai cose puoi fare fino in 4 ore e mezza? Mi sa che lo devo usare di meno. L'app che uso di più, WhatsApp è l'app che uso di più, 49 minuti al giorno, perché ho degli amici che mi mandano delle cazzate incredibili in chat. Poi ho un amico in particolare, noi abbiamo questa chat fra amici, lui ci chiede consiglio per qualsiasi cosa, foto delle scarpe che sta per comprare, della ragazza con cui sta per uscire. Quindi diciamo che questi 49 minuti sono i 50 minuti che uno paga dallo psicologo. Penso a questo punto di dovergli anche emettere una percella, perché gradirei essere retribuito per questo servizio che gli faccio. Il gruppo che uso più spesso su WhatsApp si chiama Intelligenza Sociale, che è la battuta detta da un mio amico, il quale una volta disse: io non ci tengo a essere una persona superba come tutte le altre, perché io ho l'intelligenza sociale, senza rendersi conto di risultare immediatamente molto più superbo di chiunque altro. Capite bene che c'è bisogno di una grossa consulenza. L'ultimo messaggio che ho ricevuto è di Luca Ravenna, che mi scrive: e questo è tutto. Devo ancora aprire i precedenti, quindi non so di che cosa sta parlando. Non è il caso di leggere questo messaggio di Luca Ravenna. Gli emoji che uso più spesso, come vedete, sono cuore, c'è questa barca qui sotto. Questo è un messaggio per Aurora Leone, sono sicuro che lei apprezzerà moltissimo. Il momento da barca è una cosa che ci diciamo io e lei per richiamare il concetto di uno spettacolo in cui alla fine il comico ti fa un pochino la morale. Ci sono due pollici, ce n'è uno bianco come potete vedere e un altro nero. Lo uso chiaramente per l'inclusivity, c'è un arcobaleno, stesso motivo. Ultimo artista con cui ho messaggiato e parlato al telefono... Francesco De Carlo, al quale ho chiesto: la seconda tua com'è andata? Però non mi ha risposto, quindi spero che sia andata bene. Ultimo artista italiano che ho chiamato, Erpiotta, Tommaso Zanello, con il quale ci potrebbe essere una collaborazione molto presto. Uno sticker su WhatsApp con la mia faccia ce l'ho, è questo qui. Questo è In Linea con Max, che è diciamo uno spin-off di Esami. È esattamente il momento in cui faccio... Esami è uscita nell'anno in cui mi sono laureato. Parlavo col mio professore e gli assistenti mi citavano le battute di Esami mentre io parlavo con lui. Se non avessi fatto giurisprudenza e avessi studiato qualcosa che mi piaceva di più, probabilmente poi non avrei fatto quella webserie che mi ha portato molto successo. Quindi alla fine qualcosa è servito. L'ultimo messaggio vocale che ho mandato l'ho mandato a Frank Matano. Parlando dei nostri cani, mi ha detto che vorrebbe avere la testa del mio cane e 100 milioni di debiti. È un proverbio che
mi faccia sentire. Vuol dire che tipo sta talmente bene nei suoi pensieri, che di solito si dice a chi non capisce niente, desideri di stare nella sua testa e staresti bene anche con 100 milioni di debito. Io e Frank siamo molto amici, ci siamo conosciuti bene quando entrambi abbiamo preso un cane, più o meno nello stesso periodo. Da lì in poi siamo veramente diventati dei veri canari, tanto che adesso ci facciamo proprio le vacanze insieme con i cani. L'immagine del mio profilo di WhatsApp è questa mia illustrazione che ha fatto Amedeo Nicodemo, il quale peraltro mi ha ritratto la famosa espressione che fa Stanis La Rochelle quando dice a Seppia che deve colpire. Sono felice che la prima cosa che vedono le persone quando gli scrivo su WhatsApp è questa espressione qui. LOL è una violenza per un comico, cioè è la situazione peggiore nella quale ti puoi trovare. L'idea di dover fare delle battute di fronte a persone che non ridevano inizialmente mi ha dato molta tensione. Quando sei lì dentro tu devi giocare in parte una partita dentro lo studio per i comici e poi c'è la partita che giochi con le persone che ti vedranno. Poi però lì dentro mi sono divertito molto.